L'antipsichiatria sta per compiere 10 anni, 10 anni difficili, pieni di lotte e forse anche qualche volta di contraddizioni. Lotte comunque che hanno consentito di abbattere molte delle strutture manicomiali tradizionali. Professor Basaglia, qual è oggi la reale situazione della psichiatria in Italia? Ma intanto, prima di tutto vorrei dire che questo bambino che ha 10 anni, lei dice che l'antipsichiatria compie 10 anni, è un bambino che non esiste, è un bambino così nella testa delle persone, perché questa parola antipsichiatria è stata una parola che ha avuto molto successo da un punto di vista così ideologico più che dal punto di vista pratico. Noi non siamo mai stati antipsichiatri, noi siamo stati delle persone, degli operatori che hanno agito sul campo reale, così, delle istituzioni pubbliche, per dare al cittadino che soffre una risposta alternativa alla violenza, così alla repressione del manicomio. La situazione della psichiatria in Italia è ancora una situazione, da un punto di vista reale, da quello che è la situazione delle istituzioni pubbliche, ancora molto regredito. I manicomi per lo più sono manicomi ancora come erano 30 anni fa. Quello che è importante è che si è verificato un movimento che si mette dalla parte di chi non ha, non dalla parte di chi ha. E allora appunto questo, il movimento per la liberazione dell'uomo, è sempre un movimento che ha molta fatica a maturare, no? E non solo nel campo della psichiatria, nel campo più generale. Quindi ecco perché noi diciamo che la scienza è politica, proprio perché è legata a un movimento politico che cresce e vuole essere qualche cosa che crea una scienza nuova in riferimento ai bisogni dell'uomo, una scienza che non dà delle risposte preformate, ma delle risposte individuali ad ogni persona che chiede qualche cosa. Senta, a proposito dell'antipsichiatria, che differenza passa tra antipsichiatria e la non psichiatria di Cooper? Ma io non conosco questi termini, non capisco cosa vogliono dire, non capisco cosa vuol dire non psichiatria o psichiatria o antipsichiatria. Questa è una definizione che ha dato Cooper. Beh, questi sono affari di Cooper, non sono affari nostri, insomma, no? Se Cooper vuole inventare delle altre etichette che servono poi a riciclare una scienza antica, no? Per dare il nome di antipsichiatria o non psichiatria, a noi non interessa assolutamente niente. Quello che interessa a noi è, come ripeto prima, rispondere ai bisogni delle persone. La persona che è ricoverata in manicomio ha dei bisogni, ma noi non li conosciamo, perché quello che vediamo è soltanto la miseria dell'internato, no? Il problema è che quando un internato si libera esprime qualche cosa, vuole qualche cosa, no? Allora questo volere qualche cosa, questa voce prepotente che si esprime attraverso anche degli atti di rottura che l'internato fa, no? E che non sono più repressi o violentati, sono degli atti che noi dobbiamo comprendere cosa vogliono dire. Questo è il sapere su cui può fondarsi una nuova disciplina. Secondo lei esiste un paese dove la psichiatria sia più avanzata dell'Italia? Ma io non credo che esista un paese che è più avanzato o meno avanzato di un altro. Io dico che nel paese dove c'è una lotta così di liberazione, dove l'uomo deve liberarsi, lì la scienza tende a esprimere la propria soggettività. Ecco, e allora direi che in Italia oggi è un paese estremamente interessante anche da questo punto di vista, in Italia dove c'è una grossa lotta, no? Dove la parte diseredata si ribella e vuole partecipare così alla gestione del potere, dove c'è una lotta di classe estremamente vivace. Le dico che c'è un humus, una base per dare a una scienza una situazione alternativa. La situazione italiana è una situazione estremamente interessante dal punto di vista internazionale per quello che riguarda il problema della psichiatria, ad esempio. Nel recente convegno di Trieste è stato fatto una specie di verifica dello stato di avanzamento della psichiatria alternativa in campo internazionale. Ebbene, da questo convegno è un po' uscito distrutto il mito della psichiatria buona e ne è uscito invece il concetto che la psichiatria è sempre malvagia, è sempre uno strumento del potere. Lei che ne pensa, professor Basaglia? Ma se lei mi dice, cioè se lei mi è venuto a conclusione
Lei non ha assistito al convegno, ma si è venuta alla conclusione da, così, dalle notizie di stampa che sono venute sulla situazione del convegno. Io sono molto contento se questa è la conclusione del convegno. D'altra parte è quello che abbiamo sempre detto noi, man mano che noi cercavamo di dare un'alternativa alle vecchie strutture psichiatriche e per creare una nuova situazione assistenziale. Noi abbiamo detto che quando una psichiatria o quando un tipo di assistenza si verifica sempre sul stesso terreno, che ha come finalità il controllo sociale, qualsiasi tipo di assistenza è cattivo, cioè quando l'assistenza è fatta dal vertice, cioè dal tecnico, e ne è escluso l'utente, il quale non partecipa alla soluzione dei suoi bisogni, certamente è sempre cattiva, non solo la psichiatria, ma anche la medicina. L'assistenza in genere. Lei per la prima volta nella sua carriera professionale, in un certo senso, è stato contestato da sinistra. Che significato dà questo tipo di contestazione? Ma io l'ho detto già adesso. Non è il problema la contestazione da sinistra. Il problema è che della gente che usualmente non partecipa nei convegni paludati, no? Partecipa anche proprio in maniera prepotente per esprimere la preoccupazione per il futuro. I giovani sono preoccupati perché non vogliono che il loro futuro sia quello di ieri né quello di oggi. E allora direi che il luogo della contestazione più giusta è dove c'è il tentativo di creare delle situazioni riformiste. E allora il giovane interviene, no? Ecco, questo io interpreto la situazione, no? E anche se così personalmente sono stato coinvolto in situazioni piuttosto non molto simpatiche, io penso che alla fine abbiamo trovato questo dialogo, un dialogo che continua anche dopo il convegno. Quindi allora vede che andiamo al di là della psichiatria, non è il problema della psichiatria, è il problema di incontrarsi. E direi che in questo momento noi come operatori ci troviamo una morsa, no, in una contraddizione, che da una parte c'è il potere, diciamo, con tutte le sue organizzazioni, dall'altra parte c'è una situazione emergente di persone che non hanno voce. E direi vivere in questa situazione non è facile, ma se noi vogliamo dare un'alternativa reale a quella che è la vita dell'uomo, al di là della salute o della malattia, noi dobbiamo scontrarci con queste situazioni critiche. Sì,